Dal Piave a San Pietro, 100 anni dividono Papa Francesco dalla Prima Guerra Mondiale. L'enorme tragedia, iniziata l'estate del 1914, suo nonno, italiano di Asti, la visse lungo quel fiume. Il pontefice, di fronte ai conflitti in Siria, Iraq, Medio Oriente, Ucraina e non solo, commemora ora le vittime di tutte le guerre, facendosi pellegrino al Sacrario Militare di Re di Puglia. L'annuncio nel giugno scorso, ricevendo i partecipanti all'incontro dell'Arma dei Carabinieri nel bicentenario di fondazione. L'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò. Il Papa viene a pregare e viene ad invocare il dono della pace in un momento critico per il mondo intero. Ha voluto dedicare questo spazio di preghiera, questo tempo di preghiera, perché prima di tutto è un Papa che prega, un Papa che crede nella preghiera, nella forza, nell'efficacia della preghiera. E poi credo anche come simbolo e come monito per l'umanità intera. Inaugurato nel 1938, il Sacrario di Re di Puglia custodisce le salme di 100.000 caduti della Grande Guerra. È un cimitero, ma è un luogo sacro. È un luogo sacro perché laddove c'è l'uomo c'è Dio, e anche dove ci sono i corpi di persone che hanno smesso di vivere. Nello stesso tempo il sacrario, soprattutto un sacrario militare, è un luogo che richiama intrinsecamente alla pace, perché in questi sacrari, come il sacrario di Re di Puglia, vengono sepolti, sono sepolti militari di nazioni diverse che prima si combattevano, adesso sono sepolti nello stesso luogo. Papa Francesco rende prima omaggio al cimitero austro-ungarico di Fogliano di Re di Puglia, quindi la Santa Messa al Sacrario. Al termine, la preghiera per i caduti e le vittime di tutte le guerre, senza distinzione di nazione, credo, cultura. Il Papa conosce, credo, una sola bandiera, quella dell'amore e della misericordia di Dio. La preghiera conosce questa bandiera. La preghiera diventa una preghiera ancora più efficace perché non è la preghiera del Papa cattolico, della Chiesa cattolica, ma è la preghiera del Papa cattolico che crede nella comunione, che crede, diciamo, anche in quel dialogo interreligioso che si fa efficace proprio perché si tende ad uno stesso fine, per cui quella preghiera, mi verrebbe di dire, è una preghiera allargata che sicuramente vuole essere segno di unità e di profonda comunione.